Amici del Museo dello Sport, buongiorno. Armando ai microfoni, siamo in attesa che questa mattina avvenga il classico patto di consegna al comune del centro sportivo Montagna. E già i ragazzi sono fuori, come possiamo vedere, in attesa di questo avvenimento, perché per loro è un grande polmone, una grande possibilità di poter dimostrare attraverso lo sport quanto possono valere e quanto possono essere attivi nel campo del campo sportivo. Una grande manifestazione, vediamo adesso un po' di movimento perché si attende l'avvio per l'entrata. Ora non so se metteranno nastri o qualcosa o parleranno qui oppure si andrà dentro. Siamo entrati nel cancello, vediamo anche i ragazzi che sono qui tutti effervescenti perché avranno a che fare con questa attività e questo centro sportivo che è di grande lustro e anche un bellissimo centro. Veramente per la città è un polmone di grande auspicio che darà dei risultati molto interessanti. Fino a ieri la Marina l'ha usato all'interno con le proprie maestranze e oggi invece passa un po' al pubblico diretto, specialmente per... Tanto vediamo anche il nuovo comandante dei Carabinieri che è qui con noi, un grande, tutte le personalità, tutte le forze, c'è il prefetto e abbiamo Bucchioni, insomma tutti sono presenti a questa manifestazione, attendiamo il sindaco, ma dietro quello che contano sono quei ragazzi lì, sono quelli che domani daranno a noi come possibilità integrativa il successo, la medaglia, il riconoscimento, e tutto verrà attraverso questo punto di riferimento per tutti i ragazzi che daranno poi a tutti quanti una grande soddisfazione, perché effettivamente a Spezia ci sono dei ragazzi che per allenarsi devono andare oltre. È arrivato il sindaco che sta mettendo il tricolore e ora si dà il via così a questa manifestazione che veramente, come si diceva, di un'importanza eccezionale. D'ora in poi questi ragazzi avranno casa in questo centro che fino a ieri era... Buongiorno a tutti di nuovo. Vorrei ancora un applauso per la banda di presidio che ci ha intrattenuto adesso e poi dopo il taglio del nastro farà un piccolo concerto nel campo principale a cui tutti siete invitati. Ora inviterei qua l'assessore Patrizia Saccone, l'ammiraglio Roberto Camerini, il signor sindaco per i discorsi di rito, e inizia proprio l'assessore allo sport, Patrizia Saccone. Cari concittadini, è con grande piacere che vi do il benvenuto all'Open Day Montagna. Il 2015 è stato un anno straordinario, un anno che attraverso lo sport ci ha regalato non soltanto emozioni fortissime, e penso al Giro d'Italia con la sua vetrina mediatica che ci ha regalato un grandissimo impatto, lo Special Olympics con la sua meravigliosa energia, l'Alessia Bonati qui tra noi, e anche ai tanti campioni, voi, di tante discipline diverse, che ogni giorno avete dato lustro alla nostra città, facendoci conoscere anche al di fuori dei confini regionali e nazionali. Un anno speciale, un anno ricco, che ci ha faticosamente consentito di ottenere il titolo di La Spezia Città Europea dello Sport 2016. Abbiamo avuto altri Open Day, stavolta però si tratta di un Open Day storico,
che sottolinea l'avvenuto passaggio di consegne dal campo montagna al comune del campo montagna dalla Marina al comune della Spezia, il quale a sua volta lo consegna ai cittadini. Ci siamo. Siamo qui in un'area vastissima, 6,5 ettari, che si vanno ad inserire in un grande progetto per la città. Una visione strategica della buona politica che vede la realizzazione del polo universitario presso l'ex ospedale militare Falcomatà, un laboratorio universitario all'interno della base navale e la riqualificazione del campo montagna con un investimento importante di circa 1.600.000 euro. Credetemi, non è stato facile, non è stato affatto scontato. La volontà di andare avanti nonostante una crisi che ha portato molte amministrazioni a congelare progetti, ad abbandonare sogni. La nostra volontà è stata più forte, con tenacia ma soprattutto con uno spirito di squadra. Non abbiamo mai mollato. Stiamo già predisponendo tutte le fasi che porteranno al bando, che consentirà opere importanti come il rifacimento della pista di atletica, quindi al tartan, alla tribuna, agli spogliatoi e ancora molto altro. Intendo rassicurare tutti, in questa fase di opere, di lavori, il Montagna non sarà chiuso, ma di volta in volta sarà recintata l'area interessata dai lavori e quindi il Montagna sarà aperto 7 giorni su 7. Lasciatemi ancora un minuto per i ringraziamenti e parto proprio da chi si è adoperato sino a ieri per il Montagna e in particolare lei, ammiraglio Camerini. Io voglio pregare di portare i miei ringraziamenti, il mio attestato di stima ai suoi uomini. E ovviamente intendo ringraziare anche il sindaco Massimo Federici e i miei colleghi Mori, Tartarini, che hanno fatto sì che oggi possa guardare questi ragazzi negli occhi, queste ragazze negli occhi e possa dire loro benvenuti a casa. Un benvenuto non indifferente. Un ringraziamento speciale va anche agli sponsor che hanno voluto regalarci una bella merenda, alle società sportive intervenute numerose, alle scuole che sono accorse per essere presenti in questa foto. Una cartolina scattata in un momento storico che ci unisce tutti, perché il campo sportivo è anche un parco che potrà accogliere non soltanto sportivi, ma cittadini, bambini, per una semplice passeggiata nel verde. Infine voglio ringraziare anche le tante autorità intervenute, so che sono molto impegnate, ma non fanno mai mancare la loro presenza e la loro vicinanza alla propria città. Dopo il concerto ci sarà una serie di esibizioni sportive, scorrevoli, vivaci, dove grandi e piccini si cimenteranno. Quindi restate con noi e per parafrasare il motto che quest'anno recita lo Spezia Calcio, che dice tutti al picco, io vi dico tutti a montagna! Un invito non indifferente in montagna per noi. Grazie, assessore Saccone. L'ammiraglio Roberto Camerini, colui che era il padrone fino a ieri. Buongiorno a tutti, beh, penso di padrone non ce ne sono, noi siamo gestori di patrimonio dello Stato. Perché effettivamente nessun padrone. Direi che basta guardarsi intorno per capire il successo di questa manifestazione. Vedere tutti questi ragazzi vestiti in tenuta sportiva è già questa una grande soddisfazione. La Marina aveva questa e ha mantenuto per decenni e decenni questa struttura, una struttura che oggi sicuramente era sottoimpiegata, perché di fatto anche con la sospensione del servizio della leva, mentre prima avevamo una marea di ragazzi giovani, anche noi adesso chiaramente questa attività si è interrotta e quindi la struttura era effettivamente sovradimensionata a quelle che erano le esigenze della Marina. Quindi con intelligenza chi mi ha preceduto, l'ammiraglio Toscano, ha visto la possibilità di fare questa sinergia con la città. Io l'ho proseguita ben volentieri perché ci ho visto questo spunto di intelligenza e mi ci sono voluto accodare. Oggi se ne tirano i frutti. Io ho visto un'amministrazione però molto attenta, con grande volontà e con grande passione si è avvicinata al prendere in gestione questa
struttura, a partire dall'assessore che è sempre estremamente dinamico, Patrizia Saccone, il sindaco e tutti gli altri dell'amministrazione comunale. Quindi questo per me è un grande auspicio, perché chiaramente un po' il cuore oggi è un po' emozionato, perché insomma questa ripeto, da un lato siamo contentissimi e felici per vedere tutte queste persone, dall'altro è chiaramente un pezzo di storia nostra che in qualche maniera viene ceduta. E, volevo ringraziare anche, consentitemi, la banda che è sempre così attenta e così brava, e volevo insomma ringraziare tutti, buon montagna, e mi auguro che riusciremo a correre sulle piste di atletica insieme, perché questo è lo scopo e il goal di questa sinergia. Grazie. Ringraziamo l'ammiraglio Camerini per le sue parole, in quanto grazie ammiraglio, e verità, ora in ultimo al montagna, il sindaco della Spezia Massimo Federici. A senso unico, ma avrà l'apertura. Buongiorno a tutti, saluto caloroso al prefetto, a tutte le autorità che sono intervenute, le ringrazio moltissimo della loro presenza, che dà sempre molto significato istituzionale ad appuntamenti belli ed importanti come questi. E poi naturalmente un saluto speciale ai ragazzi, alle ragazze, a tutti i cittadini e cittadine che sono intervenuti questa mattina, perché questo, nonostante le apparenze, è un bellissimo giorno di primavera con un grande sole per la città. Lo dico perché questo è un luogo particolare, un luogo speciale. Lo è stato per generazioni e generazioni di spezzini che lo hanno conosciuto magari attraverso la scuola e che lo hanno un po' considerato per molto tempo, come dire, un po' un luogo del desiderio, chiamiamolo così, nel senso che quella recinzione, quel cancello, un po' lo ha fatto apparire così, come un qualcosa che determinava un po' una separazione e un'esclusione. Di fatto poi non è stato proprio così, perché poi la Marina ha sempre garantito, anche nel corso di tutti questi decenni, una fruibilità, un'accessibilità alle società sportive e al mondo della scuola. Però nella percezione poi della comunità, della città, questa separatezza e questa distanza un po' si è sviluppata. Oggi la superiamo bene con un'operazione bella, importante. Realizziamo un sogno, non voglio utilizzare, come dire, troppa enfasi, però è un po' così, è un po' un sogno questo della città, un sogno di un impianto, di un campo, ecco, di un campus per lo sport, per la socialità, per un po' di relax, per una passeggiata certamente, e dunque per un'apertura a 360 gradi alla comunità, ma con un'attenzione speciale e particolare alla vita del mondo dello sport, ancora una volta ai ragazzi e alle ragazze, al mondo della scuola, e poi in modo particolare al polo universitario, quello che verrà qui, perché questo sarà anche un impianto in funzione appunto del polo universitario, delle attività sportive degli studenti. E sarà però appunto anche uno spazio per i giovani, per i bambini, per gli anziani, parco nel cuore della città, ecco. Tra circa un anno, lo ricordava l'assessore Saccone, tra circa un anno sarà poi, anche questo è un altro grande sogno, sarà poi un impianto per l'atletica leggera bellissimo. Si dice, ma non si dice per enfasi, si dice perché è così, l'impianto, il campo d'atletica all'aperto più bello d'Italia. Sarà così, è così. E dunque è una grande soddisfazione, io, come dire, non voglio farla troppo lunga, è un momento davvero bello per la città, e voglio fare anch'io i ringraziamenti, che non sono ringraziamenti di rito, ma sono ringraziamenti davvero molto sentiti. Innanzitutto
Il ringraziamento più grande va alla Marina Militare. Noi stiamo portando avanti Marina e città assieme, come è successo nei momenti più importanti e più belli della storia di questa città. Marina e città assieme stiamo portando avanti un progetto importante che avrà benefici e dà già benefici significativi per entrambe le realtà. Questo è parte di un'operazione grande, che è un'operazione in varie forme di acquisizione di patrimonio del demanio, chiamiamolo così, del demanio militare più genericamente inteso, da parte della città e della comunità. Un'operazione veramente corposa, grande, che è fatta di tante cose, piccole, grandi, eccetera. Ho citato prima quella bellissima questione che riguarderà la nostra università qui alla Spezia, il nostro polo universitario con l'ex ospedale della Marina Militare, ma poi ci sono tante altre importanti cose, i laboratori dentro l'arsenale, l'ultima bellissima pagina che riguarda il borgo di Marola con questa possibilità di avere un'area a mare più grande di quella che ha avuto a disposizione fino adesso e così via, eccetera, eccetera. Siamo di fronte a divenire una bella operazione molto più significativa e più importante di quella che ha riguardato la città negli anni Ottanta. Non so se ricordate tutta la partita delle permute degli anni Ottanta, che pure era stata significativa, impallidisce rispetto a quello che stiamo portando avanti assieme. E dunque un grande ringraziamento alla Marina Militare e a chi mette, come l'ammiraglio Camerini, anche appunto non solamente professionalità ma una visione, no? Di relazione, di rapporti con la comunità, che è qualcosa di importantissimo, io penso davvero utile ad entrambe le realtà, da una parte la Marina Militare e dall'altra la nostra comunità. Approfitto dell'occasione anche per ringraziare il ministro, la ministro Pinotti, o la ministra Pinotti, diciamo come vogliamo, ecco, che è stata ci ha affiancato e ancora ci affianca in tante di questi percorsi che appunto con il Ministero della Difesa stiamo portando avanti. E poi anche la Regione Liguria. La Regione Liguria ha svolto un ruolo importantissimo perché ci ha messo a disposizione delle risorse fondamentali, necessarie per poter fare operazioni di riqualificazione, di ristrutturazione, ad esempio appunto dell'ospedale, dell'ex ospedale militare. È stata come dire, un supporto essenziale. Sto parlando naturalmente della Regione vecchia gestione. Sono sicuro che anche la nuova amministrazione continuerà ad accompagnare questo percorso che è così importante e così significativo per la nostra città. E poi voglio ringraziare i miei collaboratori, gli collaboratori più stretti che sono stati a fianco a questa operazione, l'assessore Saccone, l'assessore Tartarini, che è l'assessore che ha la delega dei rapporti appunto su questa questione, su questo tema delle aree militari, l'assessore Mori, che adesso dovrà seguire tutta la partita dei lavori, tutte le persone degli uffici, dal direttore generale Fusoni fino all'architetto Erario, che essendo responsabile del patrimonio ha seguito passo a passo un po' tutta la questione, e tutti gli altri, insomma, sono davvero tanti, che hanno appunto messo a disposizione tempo e disponibilità e soprattutto passione e professionalità. Ora pensiamo ai lavori che dobbiamo fare, pensiamo al campo di atletica, facciamo in modo che ci sia al più presto, io penso i primi mesi del prossimo anno, una nuova gestione, una conduzione di questo impianto che sia all'insegna della professionalità e dell'accoglienza, per fare di questo punto, di questo luogo speciale, un luogo di crescita della città. Dunque un grazie speciale a tutti voi e naturalmente quello più particolare a tutte le società sportive, ragazzi, alle scuole, tutti quelli che già questa mattina danno il segno e il senso di quello che avverrà qua, cioè un grande momento di incontro, di socialità e di sport per tutta la comunità. Grazie davvero. Bene, siamo giunti al momento del taglio del nastro. Invito i fotografi a posizionarsi.
signor Sindaco, ammiraglio, assessore, abbiamo una bambina in rappresentanza delle future generazioni che porterà la forbice per il taglio. Subito dopo il taglio del nastro la banda si dirigerà verso il campo sportivo centrale e noi lo seguiremo e poi prenderemo posizione sulle tribune per assistere al concerto. Eccoci. Questo era quello che volevamo vedere e ora andiamo un po' con la banda e verso il campo. Ringraziamo la banda per il suo motivo che ci ha portato fino all'interno del campo del Montagna e qui un po', diciamo così, un po' un congedo da quello che passa pure, un congedo da quello che è il patrimonio del demanio, come ha detto il sindaco, che passa nelle mani della città e a tutti i cittadini che ne potranno usufruire, così come la Marina, come tutti quelli che sono presenti nella nostra città. Anche la Marina non ha perso niente, insomma tutti avremo la possibilità in parità di usare queste strutture che saranno messe anche in ordine, riqualificate, ridimensionate e nel solito tempo diverranno anche luoghi dove c'è e ci sarà la possibilità di vedere degli atleti che
arriveranno alla loro performance nel miglior modo possibile. Molti lavori saranno fatti, la tribuna sarà rimessa in ordine, riqualificata, le gradinate saranno risistemate, ma la cosa più importante forse è perché quando passerà l'atletica, la pista che vediamo sotto di noi in rosso e dove vedremo forse adesso qualche esibizione, si diventerà veramente una pista a tutti, all'onore del mondo, insomma, che tutti gli atleti possono usufruirne e allenarsi con i giusti canoni. E vedremo veramente passare anche dei nomi e, diciamo così, anche degli atleti spezzini che si mostreranno le loro qualità. Già ne abbiamo qualcuno, specialmente negli ostacoli, che sono due ragazzi, due gemelli, che veramente la Mantia, che si stanno distinguendo nella specialità. La banda della Marina si prepara ad uscire. Un grande applauso. Ringraziamo per il piccolo concerto che ci hanno offerto.